questo impulso, penso che come tutti gli artisti, ha bisogno di prendere forma, di manifestarsi attraverso il colore. E lo faccio attraverso la pittura, come si può ben vedere. E ancora non c'è un filone ben definito, perché è come un corso personale, no? Come le pagine di un diario, che seguono a volte dei percorsi particolari, ma cambiano anche strada. Quindi anche il mio stile non è un unico stile, è una ricerca che affronta diverse tematiche attraverso mezzi espressivi anche differenti e contrastanti l'uno dall'altro. Cerco di farlo con i miei mezzi e spero che il messaggio che voglio dare attraverso un'immagine riesca a raggiungere l'interlocutore, l'osservatore, riesca a raggiungere perlomeno i sensi e a dare qualche emozione. Insomma, questo è il mio obiettivo attraverso la pittura, e soprattutto evidenziare quella catena di sentimenti, non sentimentalistici, di emozioni che sono il bene di un'umanità che è un po' propensa alla dispersione, insomma, credo. Ho accettato di partecipare perché, come l'anno scorso, ritengo sia stata una bellissima esperienza. Mi piace soprattutto perché ci dà la possibilità di confrontarci, di conoscerci su un territorio, perché per quanto sia piccolo e limitato, tra virgolette, limitato per modo di dire, il mondo dell'arte è un po' delegato, messo da parte, insomma, ha poche possibilità di esporsi in pubblico. Questo è un modo per incontrarsi tra noi, artisti o chi si ritiene tale, è un modo per conoscersi e di farsi conoscere anche ad un pubblico che per vacanza o per passatempo o per interesse o per curiosità perlomeno ha la possibilità di passare per queste vie e di incontrarsi ed incontrarci. È divertente, insomma. Per quella serata credo di portarvi dei lavori che sto elaborando, che riguardano l'acqua e il rapporto con l'ambiente, con la natura, con la sensazione che l'acqua non è soltanto una sensazione, è con l'essenza dell'acqua. Sto cercando di analizzare pittoricamente l'essenza dell'acqua, dal momento che è vitale, dal momento che è essenziale, dal momento che è origine, alimento, conduzione, che è un elemento così vitale. Sto cercando di svilupparlo pittoricamente e mi auguro di poter portare durante la serata una gamma di studi proprio sull'acqua.